Gabriele Cricri e Valentina Lerro Fischer, a cui do il benvenuto, benvenute ai nostri microfoni. Ciao. Grazie, ciao. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sei due chirurghi plastici, questo studio, il progetto si chiama, questo brand si chiama You, giusto? Giusto. Quando nasce? Lo studio nasce, diciamo, nei primi anni 60 addirittura, da mio nonno Arpad Fischer, che è stato uno dei pionieri della chirurgia plastica italiana, e dopo di lui Giorgio Fischer, il figlio, mio zio, ha continuato la tradizione. Noi oggi portiamo avanti questo progetto e abbiamo appunto creato questo studio che si occupa di chirurgia estetica, chirurgia ricostruttiva a 360 gradi. Quindi diciamo che sei cresciuta in una famiglia di chirurghi. Sì, assolutamente. Però è anche bello, insomma, riprendere quelle che sono state alcune tradizioni familiari in un certo senso, o in quell'ambiente in cui sei cresciuta. Sì, esatto, per me è molto importante. Quindi abbiamo detto alcuni tipi di attività che svolgete all'interno di questo studio, però come ho detto già all'inizio, molti si chiedono, visto che comunque sta arrivando l'estate, si chiedono: ma nel periodo estivo io ho sentito dire che magari non ci si può operare, è effettivamente così o non è vero? Ma in realtà non è proprio così, perché non esiste una controindicazione tecnica reale a un intervento durante l'estate, altrimenti a Miami o a Dubai non si opererebbe nessuno, voglio dire. Quindi diciamo che in realtà a Miami credo ce ne siano abbastanza, ecco, si operano tutto l'anno e l'estate tutto l'anno. In realtà è il caldo tipico dell'estate che può rendere il post-operatorio più disagevole, diciamo, per il paziente. Il periodo post-operatorio, perché in genere per un paio di settimane magari non ci si può fare la doccia, non si possono bagnare le ferite, e questo può essere fonte di disagio per chi si è operato con il caldo tipico, per esempio, di Roma, in cui nel periodo estivo si suda parecchio, oppure del resto portare una guaina compressiva dopo una liposuzione, che insomma con 40 gradi non è proprio piacevole. E diciamo, tra l'altro, poi esporre le cicatrici al sole può essere può portare a un estetismo, cioè le cicatrici esposte al sole possono colorarsi, possono pigmentarsi, di conseguenza, ecco, è il post operatorio che è più difficile. Ma in realtà, se uno sta con l'aria condizionata tutto il giorno e non si espone al sole, si può operare anche a Ferragosto. Oppure se ha un parente lontano a 5.000 metri d'altezza, oppure in un altro posto al fresco, si può comunque operare e poi andare dal parente, esatto, per fare la post operazione. E invece alcuni interventi che sono più richiesti in questo periodo? Ma sicuramente, diciamo, vicino alla prova costume, gli interventi più richiesti sono quelli sul corpo, quindi lipoaspirazione o liposcultura e interventi al seno, tipo mastoplastica additiva, quindi per aumentare il seno. Noi poi, diciamo, siamo anche uno studio di riferimento per quanto riguarda la liposcultura, perché appunto mio zio Giorgio Fischer ha inventato questa tecnica nei primi anni 70, quindi noi diciamo è uno dei nostri cavalli di battaglia. Per quanto riguarda i trattamenti del viso, ci sono trattamenti poco invasivi, o anche come è cambiata in questo ambito la tecnologia nei tempi? Beh, adesso diciamo si punta molto sui trattamenti meno invasivi, perché i pazienti sono meno propensi a fare necessariamente l'intervento chirurgico. Ci sono dei trattamenti come ad esempio la radiofrequenza nanofrazionata, che è un trattamento che si fa in studio, è un trattamento che diciamo migliora la lassità cutanea del viso, del collo, migliora le rughette superficiali, e quello è un trattamento poco invasivo, nel senso che ha un recupero molto rapido con dei risultati effettivamente molto belli sulla texture cutanea. Qualche consiglio da professionisti che vorreste dare ai nostri ascoltatori? Magari qualcuno intimorito anche, quindi si è sempre tirato indietro per paura dopo l'operazione. Il primo consiglio da dare è: scegliete professionisti seri, professionisti con un background culturale, con, se possibile, una specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva. Scegliete strutture adeguate, cercate di non fare trattamenti in strutture improvvisate o che non abbiano le norme di sicurezza di base, e soprattutto informatevi sul percorso formativo del medico a cui vi affidate. Nel caso in cui fossero interessati a contattare voi, come possono fare? Abbiamo un sito internet, un numero di telefono dello studio
una pagina Facebook dove possono trovarci. Allora, intanto diciamo il contatto, i vari contatti per chi ci sta ascoltando, no, e mentre per chi sta guardando il video sicuramente in sovraimpressione troverà tutti i contatti, ma per chi ci ascolta potete trovarli su Facebook con You Studio Medico, altrimenti c'è il sito www.u-roma.it dove si trova lo studio? Lo studio si trova a Roma Nord, via della Camilluccia 643, e il numero di telefono è 06 36 30 47 92. Lo ripetiamo, 06 36 30 47 92 il numero da chiamare per prendere un appuntamento, per chiedere anche semplicemente delle informazioni. C'è qualcosa che volete aggiungere in conclusione di importante da dire? Tutti quelli che vogliono seguire questo percorso possono affidarsi a noi, perché noi vi porteremo per mano attraverso una strada personalizzata, non vi lasciamo soli e soprattutto noi consigliamo, e se possiamo e se dobbiamo sconsigliamo. E questa è una cosa importante, perché soprattutto quando non è il caso di intervenire o il problema è solamente della persona, o comunque sia che si può anche migliorare semplicemente magari andando in palestra e non intervenendo chirurgicamente, il buon chirurgo è anche esatto, quello che vi sa consigliare. Io ringrazio Gabriele Cricri e Valentina Lerro Fischer per essere stati qui con noi, grazie. Grazie a voi.